È stato un 2018 costellato di iniziative dedicate al centenario della fine della Grande Guerra. Davvero impossibile ricordarle tutte. Tuttavia, sicuri di non far torto a nessuno, vogliamo citare la Dunata degli Alpini, che ha piacevolmente sconvolto Trento con un'ondata di simpatia e sano e popolare patriottismo, che ha tra l'altro visto la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma sono stati decine gli eventi che hanno coinvolto non solo le storiche location della Grande Guerra, ma anche teatri, musei, piazze e, per finire, una grande mostra della Fondazione Museo Storico del Trentino alle Gallerie di Piedicastello, intitolata appunto L'ultimo anno. Benvenuti a tutti. Format ci ha abituati a letture trasversali e originali. Per iniziare questa puntata voliamo dunque al MAG di Riva del Garda, dove sulla Grande Guerra hanno preparato un programma davvero particolare. Claudia Gelmi. Nel 2018 il MAG ha dedicato 3 mostre al centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Kriegsmaler, i fratelli Stolz, proveniente dal Museo di Sesto Pusteria, No War, No Peace, curata da Raffaele Croco in collaborazione con Atlante delle Guerre del Mondo e con le fotografie del fotoreporter contemporaneo Fabio Bucciarelli, e Racconti di guerra di Paolo Ventura, in continuità con il progetto del MAG di chiamare degli artisti a interpretare il territorio altogardesano. Nella mostra di Paolo Ventura si possono vedere 6 progetti che lui ha dedicato alla guerra dal 2014 al 2018, e compreso un progetto realizzato ad hoc per il Museo Alto Garda, Morte e Resurrezione 2, in cui lui racconta la storia di 2 compagni che partono per la guerra nelle zone proprio di Arco e Riva del Garda. È una storia immaginata, ma che ha degli affondi storici e dei rimandi contemporanei che caratterizzano proprio il lavoro di Paolo Ventura e il suo rapporto con la fotografia, la storia e l'arte contemporanea. Con questo centenario si è assistito a manifestazioni non solo celebrative, ma che hanno indotto a riflessioni profonde e spesso critiche. La retorica è proprio sparita dall'orizzonte della memoria e della storia? Gustavo Corni e Quinto Antonelli. Quando si fa ricerca storica, quando si divulga la storia, quando si studia, si apprende la storia, gli elementi di natura personale, di natura ideologica, di natura politica non possono mai essere lasciati completamente in disparte. Io credo che si debba essere consapevoli di questo e si debba essere coscienti, quando si svolge qualsiasi tipo di lavoro culturale legato alla storia, si debba essere coscienti che si sta facendo una operazione di natura politico-culturale. Non mentire, non far finta di raccontare una storia fredda e neutra, perché la storia fredda e neutra non esiste, ma essere chiari nell'assumere le posizioni, nel definire il perimetro politico-culturale, ideologico, in senso lato, nel quale ci si colloca per compiere una determinata riflessione, un determinato studio, una determinata azione di divulgazione storica. Nel corso del centenario della Grande Guerra ho notato una grande distanza tra la riflessione degli storici e le iniziative della gente comune, delle associazioni. Se da una parte, insomma, gli storici hanno approfondito anche criticamente il tema della Grande Guerra, dall'altra parte abbiamo invece assistito ad una sorta di continuità inerziale, con vecchie tradizioni, con un neopatriottismo che credevamo morto, i canti, le corse, il rancio del soldato, i picnic che si fanno vicino ai forti. Ecco, questa secondo me è stata un po' la cifra, la caratteristica di queste celebrazioni, insomma, del centenario. Ed ora un libro per farci riflettere. Ce lo consiglia Giuliano Geri. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata di Format. Arrivederci. Il libro che vi consiglio è Il Dio Marte Croato di Miroslav Krleža, che è stato uno dei grandi della letteratura jugoslava ed europea del Novecento, non molto conosciuto in Italia. Di lui Claudio Magris ebbe a scrivere su Danubio che amava l'enfasi del truculento e dell'abietto.
detto il fasto del marciume. Ecco, tutto questo lo ritroviamo nei due racconti che compongono il Dio Marte croato, però all'interno di una poetica assai densa. Questo libro è straordinario perché dimostra non soltanto l'assurdità tragica della guerra, non soltanto un'umanità sull'orlo della ragione, come ebbe a intitolare Kerlejean un'altra delle sue opere fondamentali, ma che la famosa frase detta e scritta della guerra sola e gene del mondo è una delle più grandi idiozie che siano state mai dette e scritte.